Salve a tutti ragazzi, io sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di New Horizons. Finalmente ho ricevuto un contratto per la costruzione di una stazione spaziale dopo non so quanto tempo, anche perché ho sbloccato il Leech Hiker container per la costruzione di stazioni spaziali, anche se potrebbe comunque considerare altre parti come i moduli per aerei, come moduli abitativi, però vabbè. Allora, dobbiamo costruire una stazione che ha un'antenna, una docking port, genera corrente, contiene almeno 5 Kerbal e puoi mantenere orbita per 10 secondi, quindi accetta. Poi dobbiamo dockare due vessel in orbita, quindi accetta anche quello. E poi questo che devo portare un paracadute MK16, vabbè. Insomma, durante il lancio porto anche quello. Comunque, partiamo prima dalla stazione. No. Allora, la stazione deve contenere 5 persone, quindi prima questa. E poi... io che mi dimentico di smutare il gioco. Allora, la stazione. Docking port ho solo quella junior. Per il momento. Che tra l'altro ha un serbatoio e un motore. Ok. Abbiamo pure il bumper e le luci. Interessante. Allora, docking port, poi un adattatore e il nostro hitchhiker. No, dove sei? No, qui. L'hitchhiker contiene 4 persone. Ecco. E quindi adesso siamo a 5. Giusto? È un po' bruttina, lo so, però non posso fare di meglio. Poi pannelli solari, anzi no, mi serve una scala. No. Una scala un po' più... Dove magari un po' più in dentro. Così dovrebbe bastare. Ora abbiamo anche la scaletta. Poi dei pannelli solari. So che non è il massimo, ma come ho già detto, per il momento devo arrangiarmi. E poi cos'altro può servire? Beh, batterie. Quindi, magari una service... No, abbiamo solo quella piccola di service bay. Ho capito. Voi vi nascondete lì dentro. No, chiudi. Vai via. Carbon Engineer, oh, bravo. No. In control invece mettiamo degli RCS, sì, RCS, SIS radiali. Carbon Engineer, perché mi fai questo gioco? Ok. Stazione, salva. Quindi. Generate power, ok. Mi serve un'antenna. Direi questa che è più bella. Solo che magari direi di metterla un po' più allineata. Così. Perfetto. E abbiamo la nostra mini stazione spaziale molto fai da te. Però va bene. Quindi, no, no, via, su, ok. Ora, non ho... aerofairing, cosa sto dicendo? Fairing da 2,5 m, quindi utilizzerò la forma della stazione come fairing stesso. Quindi decoupler da... No, 2,5 m. Cambia molto, una è la metà dell'altro come potenza, però vabbè, no. Gioco. Ok, così. Poi, serbatoi da 2,5 m. Da 2,5 m, ok, questo va bene. Motori da 2,5 m ne ho. Ovviamente no. Quindi, facciamo soluzione fai da te. 1, 2, 3. Anzi, facciamo 4.
E poi come motori, anzi no, ci sono i motori radiali. E allora, pesano un po' però. Ok, poi un decoupler, quello più grande, perfetto, così non esplode. No, troppo piccolo. Sì. Il nostro amico Bollard, vediamo abbastanza delta V. Proprio a filo, però. Mettiamo un altro serbatoio. Magari. Ok, 4600. 4000. Così va bene. Winglet, mettiamo qualche winglet, queste qui. Bastano. Launch clamps. Ok, e siamo a posto. Lanciamo. Sistemiamo un po' lo staging. E full thrust. Ce la fa a malapena decollare. Con un motore da... Beh, oddio. 700 kN in aumento ci può stare. Allora, per il paracadute, quello, vabbè, lo faccio al prossimo lancio. Anzi, sto pensando come fare. No, no, va bene. Praticamente porto il paracadute e poi lo sgancio, dato che mi serve lo docking port, perché lo devo solo portare a quella quota. Per qualche strano motivo. Proprio così a caso. Per il docking faccio dopo anche quello. E poi per la stazione ci sto andando. Magari viriamo perché non vuole virare. Inoltre è interessante notare come per la stazione devo avere spazio per almeno 5 kerbal. Però no, non posso anche portarne 0. Ad esempio io sto portando Jebediah. E nel prossimo porto... Porto Bill, mi sa. Sì. Bill ci sta. Sta leggermente... Ok. Accendiamo i quattro motori. La stazione la metto proprio a orbita bassissima, 70 e qualcosina chilometri. Giusto per avere meno problemi. Settantuno, 200 metri di differenza, bene. Io la stazione la lascerei con questo stadio, con i motori, giusto per avere qualcosa per deorbitarla in futuro. Tanto direi di spegnere i motori. Motori spenti, apriamo pannelli solari. Perfetto, e la nostra antenna. Bene, la nostra piccola stazione spaziale è in orbita. Ora possiamo andare allo Space Center e lanciare il secondo craft. Allora, partiamo dalla capsula standard. Per quanto riguarda la crew, Bill, no, non Bill, voglio Bob, perché è scienziato. Perfetto, quindi ora docking port. E l'MK16 parachute che poi sgancerò in volo poiché non mi serve. Devo solo portarlo su tanto per. Per
Per quanto riguarda il rientro, invece utilizzerò questo paracadute che metterò di lato qua dentro. Perfetto. Ora. Decoupler. Heat shield non mi serve dato che siamo in orbita bassa. Ora facciamo l'ultimo stadio con questo serbatoio. Questo motore. SIS non mi serve. Però mi serve RCS per il docking, quindi magari spostiamo in su questo, mettiamo questo modulo qui con sopra, non è così che si fa, con sopra la docking port, non è una Mercury, lo giuro. Magari però dell'RCS, no, questo è liquid fuel, no, sono tutti liquid fuel. Non ho serbatoi di RCS. Ok, dovrò arrangiarmi con quel poco che c'è lì sopra. Benissimo. Dunque, costruiamo il resto del razzo. Ovviamente no. Questo va bene. No. Così dovrebbe bastare. Controlliamo lo staging. Sì. Dovrebbe andare. Direi di aspettare un'orbita. Ok, ora possiamo partire. Ah, giusto. Senza un pilota non posso controllare niente. Via Bob, Valentina, ok. Bob, ti porterò su un'altra volta. Ma sì, è lo stesso, dopo farò manovre di phasing. SIS, decollo. Ok, completato il contratto del paracadute, poi lo sgancerò quando non mi servirà più. Intanto qui cancella e cancella. Perfetto. Un'altra cosa, sto pensando a sfruttare le prime strategie, specialmente riguardo all'utilizzo dei punti reputazione, dato che i punti reputazione hanno lo solo scopo di aumentare la difficoltà dei contratti e comunque io ne ho parecchi, ne ho più di 50, mi sembra una sessantina, e nel gioco si può arrivare a 1000, solo che è impossibile arrivare a 1000 perché man mano che si va avanti e meno punti si guadagnano in modo esponenziale, quindi è impossibile arrivare a 1000, è proprio stato programmato così il gioco. E comunque pensavo di utilizzare delle strategie per convertire quei punti reputazione, una piccola percentuale dei punti reputazione, direi di fare il 25%, in punti scienza e soldi, dato che comunque sono sempre utili. Pronti a separare. Prima però, qui, decouple. Via, paracadute, non mi servi. E continuiamo senza di lui. Qualche orbita di phasing dopo. 0,5 km di intersezione.
E va bene. Tra l'altro il mio craft è asimmetrico per via del paracadute attaccato di lato. E anche quasi finito il fuel. Ma tanto mi rifornirò dalla stazione, dalla nave madre. Tanto direi di accendere luci e bumper. Non so esattamente a cosa serve il bumper, però. Andiamo qui. Bumper. Iniziamo a rallentare. Iniziamo a manovrare con l'RCS. Ok. Siamo ben allineati, purtroppo non ho nessun controllo per quanto riguarda l'asse longitudinale, quindi devo un po' andare di motore e sperare di non esplodere. Piano, piano. Ah, no. Ah, ok, ha fatto tutto il bel suono. Retry bumper. Retry bumper. Ok. Rimane uno spazio però. Interessante. Contratti. Ok, tutto fatto. Questo e questo. Bene. Direi di rifornire qui. Ok, rifornito. E abbiamo costruito la nostra prima stazione spaziale. Jeb e Valentina li tengo qui per un po'. E poi penso di far tornare uno dei due attraverso questa capsula. E lasciare comunque la stazione in orbita che può sempre servire in futuro. Intanto direi di fare un... Giusto? Crew transfer. Valentina, vai qui. Crew report? No, non ha niente da fare. È già stato fatto tutto. Accendiamo le luci intanto. Ah, ok. Quindi, un saluto dal team di Carbon Italia, ad Alberto.